In esclusiva su Radio Time. Extra Time, i nuovi talenti su Radio Time. Extra Time, quinta edizione. Extra Time, il primo talent show radiofonico dedicato a cantanti e gruppi emergenti siciliani. Eccoci qua, ci siamo pronti per iniziare una nuova settimana di Extra Time, pronti per iniziare una nuova avventura e anche darvi l'opportunità di conoscere i nuovi concorrenti. Intanto ben trovati da Domenico Cannizzaro, benvenuta Valentina Cavara. Buonasera, ben ritrovati. Ciao. Buon lunedì a tutti. Inizia una nuova settimana importante, molto importante. Con noi anche questa settimana c'è lei, la vincitrice della scorsa edizione di Extra Time, e quindi Silvia Amighetti. Buonasera. La madrina, diciamo, esatto, di tutti i concorrenti. Salutiamo Rino Sparacino che è in regia, salutiamo anche, ringraziamo tutti i nostri compagni di viaggio. Eh sì, Vocal Music Academy d'Arts, Vincenzo Biondi e Elisa Smerillo, i nostri vocal coach. Tutto il cast di Gattuso Musica, capitanato da Mario Tarsila, tutti i musicisti e Luigi Gattuso, e poi ovviamente la Red Studio, Marco Casia, che curerà per noi la parte tecnica del CD. Esatto, per quanto riguarda la produzione, ovviamente salutiamo anche Lello Sanfilippo e Antonella Campo. Allora, detto questo, vi presentiamo il primo dei concorrenti di oggi e anche di questa settimana. Extra Time, quinta edizione. I riflettori di Extra Time sono puntati su Daniel Key. Eccolo qua, allora intanto benvenuto Daniel. Ciao, buonasera. Ciao. Allora Daniel, in realtà Key, è giusto? Sì, Key. Oh, questa è la pronuncia esatta. Allora, Daniel arriva, originario dal Ghana, sì. Nato in Ghana, però palermitano da quando? Da quando avevo 6 anni. Quindi da sempre, cioè tu parli l'italiano molto meglio di come lo parlo io. Anche il siciliano? Non trovo a ridire. Lo so. Però, diciamo. Non so. Qual è la prima parola in siciliano che tu hai imparato? Pensavo peggio, devo dire, perché la prima in genere è un'altra, è una parolaccia, è andata bene. Allora, dell'età di 6 anni sei qua? Sì. E quando invece hai scoperto che il canto poteva avere... Dall'età di 9 anni ho cominciato a scrivere canzoni, però sempre in inglese. Quindi tu intanto scrivi canzoni, sì. Le scrivi, già a 9 anni le scrivevi? Sì, sì. Caspita. Però non avevo registrato perché non avevo l'opportunità di andare in studio, okay, essendo piccolo. Ok. Quali erano i temi, soprattutto a quell'età lì, che ti ispiravano? Su cosa scrivevi? Ero così innamorato, quindi scrivevo sempre canzoni d'amore. Già a 9 anni! Sì. Sto ragazzo è troppo precoce! Un ragazzo prodigio! 9 anni, caspita! E le compagnette meritavano, cioè erano carine? Sì, le compagne di classe. Ok. Senti, l'idea invece di cominciare a lavorare con la musica ti è venuta all'inizio, appunto scrivendo le canzoni, e poi hai scoperto anche il mondo di YouTube, cioè metti le canzoni su YouTube. Sì, poi mi sono visto con dei ragazzi, passando il tempo, che registravano anche loro, mi avevano sentito, allora ho detto va bene, allora visto che sei bravo andiamo in studio, registriamo insieme. È stata la mia prima volta a registrare. Ok, la passione è quella per l'hip hop, il mondo dell'hip hop. Sì, sì, il pop, afro-pop, cioè con la sigla africana. Okay. Hai mai scritto un pezzo rapper comunque in italiano o solo in inglese? L'ho scritto, però non l'ho registrato. Ancora no. Ok, allora per capire un attimo, perché sai, è diverso ascoltarlo, ovviamente. In italiano cambia un po' tutto, quindi ero curiosa anche in questo. Sì. Però è bello questa cosa di scrivere e cantare le proprie canzoni, no? Questo rende un vero artista, cioè. È vero, concordo. Va bene. Insomma, l'idea invece di partecipare ad Extra Time com'è nata? È nata grazie a un amico che lavora in una scuola di bambini, cioè si chiama Ubuntu, una scuola vicino a Santa Chiara. Okay. Di bambini africani? Sì, sì, okay. No, anche italiani, anche italiani. Bambini piccoli che vanno a scuola, dopo scuola. Sì. Ha sentito una delle canzoni che ho registrato su YouTube e allora ha chiesto a uno dei ragazzi, ma di chi è questa canzone? Perché l'aveva uno dei bambini sul telefono. Questo bambino ha detto, è il fratello di Michael, che racconta pure lì dopo scuola. Lui mi ha visto, sono andato a prendere mio fratello, mi ha detto ho sentito il tuo pezzo, è bella, ma perché non partecipi a Radio Time? C'è un amico che lavora lì, fanno i talent show ogni anno, quindi se vuoi ti faccio scrivere. Ah, va dai, visto. Grazie a lui. Bene, abbiamo i pigmalioni in giro, visto, i piccoli talent scout che vanno in giro a cercare i nostri talenti. Bello. Allora, benvenuto Daniel, che sarà uno dei nuovi concorrenti, ma c'è anche una voce femminile. Extra Time, quinta edizione. I riflettori di Extra Time sono puntati su Martina Cappellani.
Eccola qua Martina. Ciao Martina. Martina. Ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao. Anche tu emozionatissima. Da morire. Sto morendo. No, ma da morire adesso in diretta. Sarebbe uno scoop tremendo, ma facciamo a meno volentieri. No, è che è un po' timida, era. È stata colta dall'ansia appena aperto la porta. Sì, stiamo cercando un attimo di combatterla. Poco a poco passerà. Allora, una famiglia numerosa, siete in sei. Siamo in sei. Quattro figli. Quattro figli. Tu sei la più grande. L'ultima. L'ultima, la più piccola? La più piccola. Quindi anche la più coccolata. Esatto. Ah, ok. Okay. Un po' sì. Ok. Senti, la passione per la musica, anche per te, quando è nata? Da piccola? Da sempre. Considera che mi hanno regalato da piccola un cantato. Ah, sì. Quindi facevo karaoke a casa. E la canzone che mi è rimasta più impressa è stata "Dammi tre parole, sole, cuore, amore". E quindi, iniziando da questo, poi ovviamente sono andata avanti. Pensa che quelli del condominio se lo ricordano ancora. Esatto. Ancora la canticchiano quando la vedono. Però... sono ancora traumatizzati. Per cui, senti, invece da lì hai cominciato anche a fare i primi concorsi, immagino. Sì, come tu, qualche concorso così, ma niente di serio come adesso. Quindi il più serio è questo, sì, qua. Questo, molto bene, molto bene. Senti, la musica che ti piace di più? Allora, preferisco, diciamo, musiche soprattutto inglesi, americane, quindi soprattutto su quello. Ok, genere? Però pop, quindi anche hip hop, un po' di tutto. Poi ascolto soprattutto Rihanna, Negramaro, che mi piacciono da morire. Okay. Poi canzoni italiane pure le ascolto, però un po' meno rispetto a quelle straniere. Va bene, va bene, va bene, va bene. Senti, prima di ascoltare la canzone in gara, come sempre, noi facciamo cantare un cavallo di battaglia, sì. Quindi una canzone a vostra scelta. Per rompere il ghiaccio, quale canzone hai scelto tu? Ho preso l'strumentale di Loyal, che sarebbe di Chris Brown, però il testo li ho scritto sempre io. Quindi lui ha sta mania, non ce la fa a cantare la canzone degli altri. No, no, no. È un seminetto. Se non ci mette la penna, non è contento. E quindi tu hai riscritto tutto il testo, sì. E ti sei cucito addosso, insomma, la canzone. Va bene. Bello però. Bello, dai, molto, molto. Allora, sono veramente curioso. Questo è Loyal Live, ovviamente fuori gara, Daniel Kay in Extra Time. Yeah. Shadow Boy in console. You ready? My Zig. Let's go. Cannot test me, money on my mind, yeah, I'm making it heavy. Everywhere the money is, that's me. Number 10, you can call it messy. Baba God bless me, but I don't contest me. You can imitate, but I bet you doing the musicals right here. I'm the dumb last king, now you're born. Started from 9 and I'm still in the game. Yes, I go on and you can see I'm not the same. I'm falsing, I'm riding straight to the fame. While I am not stopping, cause I know what I'm after. Sunshine, rain falling, been through all this grinding. What else, baby, tell me, what else, nigga, show me now. Everywhere the money is, you can find me. Everywhere the dollar goes, I'ma go there. Everywhere the euro moves, I'ma move there. And everywhere the pounds are, you will see me. Cause I get money on my mind, money, money on my mind. Money on my mind, money, money on my mind. Cause I get money on my mind, money, money on my mind. Money on my mind, money, money on my mind. Nah, 24/7 I'm on my feet, closing us cause I'm the shit. I'm coming with some freaking dish, banku. You can eat, I love it. As you can see, the shadows in the building. I wanna make me feel so proud, follow me on Instagram. Banku, I'm not gonna fall in coma. Never, I stand like a soldier, bobo. Like my mother, my number one hustler, my sweet mother Vida. Haha, okay, now money on my mind, so the bitches by my side. I make money, trust no beat, they plan how to stop me. They cancel, they hate me, I'm on front line like a VIP, and I off them. I'm the ECG, ECG, ECG now. If you need where the money is, you can find me. Everywhere the money goes, you can see me. Everywhere the hero is, you can find me. You know what it is, it's your boy, Shadow Boy. Let's go, one more time, loud. Let's go, say, missing. Now my name is Semi Change Style. I feel me, I'm a CEO, wow. How come me doing this style? Standing in the crown, wearing the Che Gabbana. Oh, 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 my box says a Prada. Some lady Sabuhana. Okay, Shadow Boy in console. Yo yo, verrebbe voglia di fare, no? Loyal, in versione assolutamente inedita di Daniel Kay, con il testo scritto da lui. Allora, raccontaci intanto di cosa parla questa canzone. Allora, questa canzone parla di citazioni importanti, la Dolce Gabbana Prada, di tutto. Parla della mia vita, cioè parla di quello che faccio e quello che sto facendo adesso per arrivare
dove vuoi arrivare, cioè ho money on my mind, sarebbe ho i soldi nella mia mente. Sì. Senti, cosa stai facendo adesso al di là di questa esperienza di Extra Time? Per adesso sono l'ultimo anno di superiore, scuola quindi superiore. Stai studiando? Sto studiando e dopo la scuola vorrei continuare con la musica. Quindi la musica è sì. Che lì c'è proprio l'obiettivo. Beh, insomma, va bene. Allora, impressioni da parte di Valentina e di Silvia? A me è piaciuto tantissimo, proprio bello, poi era sciolto, sì, fluido, non sembrava neanche, fluido. Sì, non sembrava neanche emozionato, niente. Bellissimo. Bene. Per me è in linea proprio con la nuova versione di Extra Time, quindi sì. Una ventata di freschezza, quindi qualcosa di nuovo rispetto ovviamente alle nostre solite canzoni. Certo. Quello che abbiamo sempre portato. Sai cosa pensavo? Che poi se tu dovessi andare avanti in Extra Time, così come ovviamente ti auguriamo, sì. Poi arriverà una fase in cui saremo noi a scegliere le canzoni per te. Certo, se dovessi trovarti davanti a dover interpretare un brano pop e non soltanto hip hop, come ti troveresti? Lo faccio lo stesso, per questo mi rende sempre un artista. Ok, va bene. E allora, questa era solo la prima performance di Daniel Kay, quindi avete conosciuto meglio, insomma, avete cominciato a familiarizzare con il suo modo di far musica e anche il modo, insomma, di proporsi al pubblico, no? Che poi sì. È molto, anche molto bello da vedere, insomma, sì, no? Sì. Quindi se volete in video streaming seguirci, insomma, alle movenze tipiche, no? del rapper perfetto. Allora, invece, l'altra concorrente che abbiamo presentato poc'anzi, Martina Cappellano, ecco. 18 anni, sempre più emozionata. Sì. Senti, come ti sembra questa cosa di venire qua in radio e cantare in radio? Allora, ovviamente è emozionante, però mi aspettavo anzi peggio, dire la verità. Ti siamo fatti una bella fama, cioè nel senso... cioè... No? La fama ci precede. Ma mi aspettavo peggio, cioè, mi sto ambientando un po'. Ok, senti, io volevo chiederti una cosa sull'America. Ho scritto sì. Che tu ami particolarmente l'America e vorresti, insomma, in qualche modo un giorno andarci, visitarla. Sì, sì, mi piace tantissimo perché mi piacciono le canzoni, mi piace lo stile di vita, mi piace la scuola come intesa in America, mi piace un po' tutto. Sai, diciamo. Che è il sogno della mia vita quello di andare in America? E quindi mio pure. Ci organizziamo dopo Extra Time. Vabbè, quando finita, due minuti il tempo di arrivare all'aeroporto. Esatto. Anche per te, gruppo d'ascolto a casa, ci stanno sì, spiando sempre, dal video streaming? Sì, sempre. In streaming, mi stanno guardando, penso. Salutiamo. La mia famiglia, non so dove sono. La mia famiglia, poi non so chi, ho scritto anche su Facebook, chi mi sente, non lo so. Perfetto. Allora, la canzone che tu hai scelto invece come cavallo di battaglia? Killing Me Softly. Nella versione originale di Roberta Flack? Dei Fugees, ok, perfetto. Allora, un classicone, prima interpretazione live, ovviamente, di Martina Cappellano, che avrà modo adesso di cimentarsi con un suo cavallo di battaglia, insomma, la sua canzone scelta per questa prima performance. Killing Me Softly, Martina Cappellano live. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. His words killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him at least. Young
I feel the flash with fever, embarrassed by the crowd. I feel he found my letter and read each other aloud. I pray that it will finish, but he just keeps right on. Martina Cappellano live nella sua versione di Killing Me Softly, cavallo di battaglia in extra time. Prime impressioni, partiamo stavolta da Valentina. Mi è piaciuta tanto soprattutto l'arrangiamento, perché è diversa dall'originale dei Fugees. Infatti mi aspettavo, mancava il one time. Esatto, infatti io lo mancavo, infatti ero là. Però se era bello, se Daniel Klein veniva, one time. Ci stava benissimo, era la puntata, sì, perfetta.